Vede, prima era buio là, adesso è diventato chiaro. Allora, quello che succede è che piano piano le nuvole si allontanano e dovrebbe fare sereno, ma siccome ci sono molte nuvole ci vuole un po' più di tempo. Senta, come può succedere una roba del genere? Ci può spiegare in termini tecnici, scientifici? Sì, dunque, cosa sono le nuvole? Le nuvole sono semplicemente delle evaporazioni di materiale che esiste sul nostro pianeta e fa evaporare, col sole le fa evaporare e salgono, man mano che salgono si caricano di energia solare e a un certo momento si fermano perché l'energia solare pesa, allora valgono così. Nel cielo, però se io gli mando dell'energia positiva tramite l'apparecchiatura che ho dentro, energia positiva, positivo, cosa fa? Si allontanano, se invece mette negativa si avvicinano. Vedete come si apre? Perché è un po' difficile muovere una massa così, eppure guarda come si muove. Tra poco quelle nuvole lì andranno via. E non si può dire che non è vero, eh? Guarda che bello. Mi fanno fuori. Se ci crede non mi fanno fuori. Quando comincio a dire aver paura. Non possiamo sapere le cose se prima non le vediamo. Quindi non si può dedurre una cosa senza conoscerla. Bisogna prima conoscerla, poi dedurla. Il tempo e lo spazio per me non esiste, perché il tempo e lo spazio noi lo procuriamo con delle apparecchiature. Quindi il tempo e lo spazio viene eliminato completamente quando non c'è più nessun ostacolo davanti che crea l'impedimento della trasmissione. Quindi, per esempio, i pensieri sono rapidi, non esiste né tempo né spazio. E i campi magnetici, i ritmi magnetici. Il campo magnetico è una materia, non è un'energia. Loro credono che sia energia e lo adoperano per spaccare e dividere la materia. Invece materia con materia produce una terza materia che è completamente deformata su quella normale. L'atomo magnetico prende l'energia solare e si apre, prende quello terrestre e si chiude. Questa è la vita, questa è la vita nostra, pulsare sempre, tutto pulsa.